Buonasera cari amiche, buonasera cari amici, siamo all'aeroporto di Orio al Serio, sono in partenza per Wesel, l'aeroporto vicino a Düsseldorf, da dove poi mi sposterò domani per andare a Dortmund per la partita. Milan è già arrivato a Dortmund, ha già parlato Stefano Pioli, adesso vi mando l'intervista di Stefano Pioli, ma intanto vi invito a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ma soprattutto attivare la campanella, iscrivervi al mio canale YouTube, siamo già oltre i 148.000 e non dimenticate mai di mettere i vostri like ai video. Allora, la formazione ormai sembra assodata, sembra sicura, è la formazione con Maignan, Calabria, Tomori, Ciao, che gioca a casa sua perché lui è di Düsseldorf, a 40, a mezz'ora di macchina, ci sono tutti i suoi parenti, Theo Hernandez, Musa, Reinders e Pobega formeranno il trio di centrocampo, davanti Giroud con Leao a sinistra e a destra Pulisic. Sentiamo innanzitutto le parole di Stefano Pioli, ecco, sentiamo le parole di Stefano Pioli, poi le commentiamo insieme ad Antonio Vitiello di Milan News. Beh, perché poi mancheranno altre 4 giornate, quindi altri 12 punti a disposizione, quindi non può essere decisiva quella di domani. Ma molto importante sì, perché è chiaro che per passare questo girone bisogna fare tanti punti. Non ci siamo riusciti a vincere la prima partita casalinga pur avendo fatto un'ottima prestazione. Adesso abbiamo un'altra occasione per cercare di superare bene questa difficile trasferta, ma abbiamo il nostro gioco, abbiamo le nostre qualità, abbiamo la nostra mentalità da mettere in campo contro un avversario che è intenso, che è energico, che è qualitativo, che non perde in casa in Champions da 2 anni, ma vogliamo far bene. Ma l'idea è quella di cercare di essere pericolosi, l'idea è quella di cercare di controllare le partite e poi nel momento giusto, dove troviamo o la parità numerica o la superiorità numerica, cercare di affondare. È chiaro che diventa difficile calciare così tanto in porta, creare così tante occasioni come siamo stati con il Newcastle e non riuscire a segnare. Per quello che domani invece dovremmo essere molto, secondo me, molto cinici, molto concreti, perché tutte le situazioni dove potremmo essere incisivi, dove potremmo essere efficaci, dovremmo cercare di essere. No, sarà bello sicuramente, timore no, ho detto appunto alla squadra che molti di noi 2 anni fa questo ambiente potrebbe ricordare quello di Liverpool, l'Anfield Road, e per molti di noi 2 anni fa era il debutto in Champions, quindi lì forse un pochettino frastornati, un pochettino intimoriti possiamo anche essere stati, non domani sera, veniamo comunque da esperienze importanti, credo che invece un ambiente così non potrà che da questo ambiente trarre energia, trarne adrenalina, determinazione per fare la miglior partita possibile. Beh, è una novità perché sappiamo che veniamo a giocare appunto in un ambiente particolare, quindi prepararci anche noi nel campo, soprattutto l'abbiamo fatto perché dentro il campo ovviamente i giocatori dovranno essere molto bravi a comunicare, farlo anche col tono giusto, non so se io riuscirò a dare indicazioni che di solito do per aiutare i miei giocatori, quindi l'abbiamo fatto con quell'intento lì per prepararci, cercando di preparare tutti i minimi dettagli, anche questo può essere per domani un dettaglio importante. Siamo convinti di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo portando avanti, sapendo che dobbiamo passare anche da queste partite difficili per cercare di continuare a crescere, per cercare di migliorare e di alzare il livello delle nostre prestazioni. Poi se potesse avere tutti i giocatori a disposizione, Calullo compreso, tutti quelli che sono in rosa, sarebbe molto meglio, ma sono sicuro per come li vedo lavorare, per come stiamo in questo momento, insomma, che chi giocherà sfrutterà al meglio l'occasione, darà il massimo per aiutare la squadra. Ma io credo che tutte le partite debbano essere di Leao, ma tutte le partite debbano essere del Milan. Abbiamo un modo di giocare dove tutti devono collaborare, dove tutti devono lavorare, dove tutti si mettono a disposizione, poi dopo noi ci mettiamo anche a disposizione dei giocatori con più qualità, con più uno contro uno, con più inventiva, quindi Rafa è il nostro giocatore e cercherà di dare il massimo per aiutare la squadra. Deriva dalla convinzione che abbiamo nel nostro lavoro, dalla convinzione che abbiamo delle nostre idee, dalla mia convinzione che ho e dalla fiducia che nutro nei miei giocatori, perché da quest'estate che lavoriamo insieme e non può essere una partita, una battuta d'arresto, seppur brutta, seppur complicata, difficile, che può comunque pensare di interrompere un viaggio, perché il nostro viaggio è appena cominciato, perché poi quello che abbiamo fatto negli anni passati è appunto passato, dobbiamo pensare al presente e soprattutto al futuro, e quindi credere in quello che facciamo. Il fatto che il club ci sostenga, ci supporti, questo non ci può che aiutare a superare momenti delicati, ce ne saranno degli altri, ma l'importante è
è avere grande convinzione, è avere grande fiducia e soprattutto avere quel grande equilibrio, perché non credo che saremo i migliori del mondo, ma non siamo nemmeno i peggiori. Siamo una buona squadra che può giocare un buon calcio, che si può togliere soddisfazioni, ma sappiamo che siamo solamente all'inizio, quindi c'è ancora tanta strada da fare. L'obiettivo è essere competitivi, l'obiettivo è vincere tutte le partite, perché dobbiamo scendere in campo di partita in partita con grande convinzione, con grande fiducia in noi stessi, e poi a fine stagione si traranno tutti i bilanci. Queste le parole allora, Antonio, di Stefano Pioli. Ha parlato di partita molto importante ma non decisiva. Siamo lì a metà però, eh? Siamo un po' al limite, un po' al confine, anche perché c'è molto rammarico, Carlo, in casa Milan, nonostante si dica poco per quel Diceva pareggio. Peppe Di Stefano proprio a Pioli che mi sembra che sia una delle partite record di Sì, tempo. in Champions League sì, 25 conclusioni, non tutte nello specchio della porta, ma comunque 25 conclusioni verso la porta del Newcastle. Newcastle che poi 1 o 2 giornate dopo vince addirittura 8-0, quindi vuol dire che il Milan ha Poi ha battuto neutralizzato anche il City. Più anche il City, ha neutralizzato benissimo il Newcastle, e per questo c'è ancora più rammarico. Io forte il credo. Newcastle o il Borussia? Ma guarda, sulla carta il Newcastle ha speso davvero tanti soldi per allestire questa squadra, quindi credo che abbia un grosso potenziale. Però a me del Borussia, diciamo così, sottolineerei sempre l'atmosfera, no? La cosa di andare in questo L'atmosfera, stadio una squadra che ha sfiorato la vittoria del del campionato. campionato col Bayern, L'effetto esatto. alone appartiene all'elite delle grandi squadre, Esatto, come nome, è come quando vengono ad affrontare il Milan. esatto. C'è sempre questa cosa di affrontare anche non solo la squadra, ma anche l'ambiente, tutto quello che circonda la squadra. D'altronde sono 80.000 spettatori lì allo stadio, il famoso Muro muro giallo di giallo, e 25.000. insomma l'ambiente sarà molto caldo. Però colleghi che studiano il Borussia dicono che non è il Borussia degli anni passati, quindi è un Borussia battibile. Se il Milan gioca una partita concentrata, seria, e un Milan che entra in campo determinato, secondo me può portare a casa l'intera posta in palio. Non è un qualcosa di impossibile, Carlo, cioè Però serve serve un'impresina, eh? Un'impresina. un bel Milan, però non è un qualcosa di impossibile, perché comunque dobbiamo anche ritornare nell'ottica delle idee che questo Milan è al terzo anno di fila in Champions, ed è un Milan che deve cominciare ad essere temibile anche fuori dall'Italia. Quindi le squadre europee che incontrano il Milan devono, non dico avere paura dei rossoneri, ma comunque impensierirsi. Il Newcastle, che sulla carta ha speso tanto, è venuto a San Siro a fare una partita tutti chiusi lì dietro, quindi questo dà un po' il termometro della situazione, il polso della situazione. Ieri eravamo alla presentazione di un nuovo partner Platinum, mi sembra che si chiami, e volevo chiederti questo. Parliamo un attimo di mercato, ti prendo un po' in contropiede. Sì. L'attaccante, si fa sempre il nome, e te lo dico io perché lo so, non dal Milan, questo Taremi. Taremi secondo me però è il secondo insieme a Giroud, poi serve il XY, sei d'accordo o ti basterebbe Taremi come punta di diamante? Allora, giocatore che comunque va in scadenza, e di conseguenza il Milan ha sempre un occhio nei confronti dei giocatori che Poi vanno a scadenza. il colpo che hanno fatto. Adesso non lo faranno più perché ormai l'altra volta è intervenuto questo Pigno, mi sembra, Sì. che era una longa manus della proprietà per cercare, visto che poteva girare adesso, non ce n'è a giugno prossimo, viene Appunto dicevo che il giocatore che va a zero, a meno a zero. Non che a gennaio, no. a gennaio puoi cominciare magari a trattare per farlo firmare poi a giugno a Dice zero, un 5-10 a a meno che, gennaio, no? esatto, a meno che non spendi una cifra a gennaio per anticipare di 6 mesi l'operazione. Però poi lì a quel punto devi sempre trattare col Porto, perché devi dare i soldi al Invece la Porto. Io soddisfazione penso che il Milan col Porto in questo momento non voglia più trattare. Se tratterà arriva col giocatore. A zero, esatto, il giocatore a giugno, il discorso è A te diverso. piace? A me Taremi piace, però ritorniamo comunque nel discorso che Giroud
l'anno prossimo, ora ha fatto 37 anni, praticamente 2 giorni fa, l'anno prossimo ne fa 38 e bisogna capire se rinnova o va via. Taremi non è giovanissimo, quindi ti ritroveresti un attimo nella stessa situazione con Okafor e Taremi. Il tifoso del Milan, Carlo, vuole il giocatore da 50 milioni, parliamoci chiaramente. Che non ve lo danno. Che non ve lo danno, che non ce lo danno. No, però il grosso investimento in estate sull'attaccante, io penso che il Milan lo farà l'anno prossimo, nell'estate prossima. Perché quest'anno hanno speso 120-130 milioni prendendo 10 giocatori. Magari l'anno prossimo ne prendono 3, ma alzando il livello degli acquisti. Secondo me non bisogna dire non arriverà, magari non da 50, ma un giocatore da 30, 35, 40 milioni, magari il Milan lo prende in attacco, perché serve quel giocatore lì. Quindi può essere una figura importante e un giocatore che a me non fa impazzire, ma sono quelle cose epidermiche, così anche a me Okafor non faceva impazzire, poi invece mi sto ricredendo. David, questo costa una cifra, è alto 1,75 come te, che non sei basso, ma indubbiamente... Però non sono un giocatore. Però noi abbiamo bisogno di un riferimento, sì, se no sì, teniamo Okafor. Ecco, a David, c'è questo, diciamo, connection, questo binario un po' preferenziale con il Lille? Basta quello? Allora, c'è questo, diciamo così, questo feeling tra club, tra Milan e Lille. Hanno fatto diversi affari in passato, da quello che... Si sono dati una mano per Leao. Esatto, da quello che risulta, nei giorni finali del passato mercato estivo, il Milan ha fatto un sondaggio per Jonathan David, ma ovviamente Lille non te lo poteva prestare a 2 anni dalla scadenza, non a 1 anno dalla scadenza. È vero, David potrebbe aumentare le chance per quel motivo. Esatto, in estate avrà solamente 1 anno, sempre se non rinnova. Poi se Lille lo fa rinnovare, allora Lille che non sta andando benissimo, David, forse David si sentirà un po' stretto. Ma a te piace? È un giocatore che segna, questo è importante. Cioè, è vero, è bassino, non è il colosso, non è un giocatore da 1,90 m, non è l'attaccante boa come Olivier Giroud oppure quell'attaccante di razza, però è un giocatore che segna. Bisogna capire anche che tipo di gioco vuole proporre il Milan. A me come attaccante sinceramente piace, ma a una sola condizione, senza spendere cifre folli. Cioè, se lo prende ad una cifra relativamente giusta, lo prenderei, così come è successo con Okafor. Poi è ovvio, 50-60 milioni sono tanti per un giocatore che, ribadisco, estate 2024 ha solo 1 anno di contratto. Io ringrazio Antonio Vitiello, viaggerà con me, vi seguirete sul mio canale YouTube, sul suo canale YouTube, su Milan News, minuto per minuto la partita, e speriamo di portare grandi notizie, speriamo di emozionarci, di emozionarvi, perché vuol dire che i ragazzi ci emozionano. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Grazie Antonio Vitiello, direttore di Milan News. Ciao.